cioè la storia che fa l'avanguardia. Allora hanno inventato il termine neo-avanguardia. Gioe Cilento rende omaggio a Leo De Berardinis. Domani, in occasione della decennale della morte dell'artista, in piazza Andrea Maio, dalle ore 17, ci sarà l'intitolazione della via e lo scoprimento della lapide, ricordo nei pressi della casa natia dell'attore teatrale, alla presenza della figlia Carola e della sorella Anna Maria. Nato proprio a Gioi nel 1940, De Berardinis è morto a Roma il 18 settembre del 2008. Dopo l'esperienza di attore con Carlo Quartucci, iniziò il suo sodalizio con Perla Peragallo. Nel 1968 firmò con Carmelo Beni uno storico Don Chisciotte. Negli anni 70, insieme a Perla Peragallo, si trasferì nell'entroterra napoletano, a Marigliano, dove realizzò improvvisazioni teatrali provocatorie e aggressive. Nel 1987 fondò il Teatro di Leo e la relativa compagnia teatrale, che segnò una svolta ulteriore nella sua inesausta ricerca, in cui, pur senza abbandonare il teatro shakespeariano, tornò a confrontarsi con maestri a lui più vicini, in particolare Edoardo De Filippo e Totò. Poi tanti successi, fino al 16 giugno del 2001, quando durante un intervento di chirurgia plastica entrò in coma. A maggio del 2007 si è svolto negli spazi del Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Università di Bologna il convegno per un libro su Leo a Bologna. Il 25 luglio sono pervenuti alla Biblioteca dell'Università Bolognese i materiali che andranno a costituire il fondo De Berardinis. L'attore e regista è morto il 18 settembre del 2008 a Roma. Domani a Gioe Cilento l'evento in suo onore. Gli interventi moderati da Antonietta Cavallo saranno aperti dal sindaco Andrea Salati, a cui seguiranno gli interventi di Alfonso Andria, Michele Sant'Angelo, Antonio Pesca e Carme Lucia. Alfonso Amendola tratterà la figura dell'attore. Le conclusioni saranno invece affidate a Don Guglielmo Manna.